Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Via via che ci si avvicina alla Pasqua è come arrivare alla fine di un viaggio. Vengono impartite le informazioni necessarie per l'arrivo. Cosa troveremo all'arrivo? È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. È Gesù questo Figlio dell'uomo. Quanto a glorificare o gloria, non pensate solo al giorno di Pasqua, quando tutto canta alleluia e tutte le campane, anche quelle stonate, suonano a festa. Questa è l'altra faccia della Pasqua, ma la prima è più spettacolare ancora. In verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Ecco il vero volto della Pasqua. Ecco dove sta la gloria di Dio, il successo di Gesù. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me, preannuncia. Sì, ma a che prezzo? Chi si innalza sopra gli altri di solito non si lascia crocifiggere, semmai crocifigge altri per innalzare se stesso. Qui siamo in una logica totalmente opposta. È necessario abbassarsi fino a scomparire sottoterra e accettare di morire come il chicco di grano, appunto. Là dove lo si coltiva, il grano è stato seminato lo scorso autunno, vi è piovuto sopra, è nevicato, la terra si è gelata, altro che se è morto quel grano. Ed ecco che ora da quei chicchi morti sottoterra germoglia la vita. Nell'antico latino la si chiamava humus, la terra, parola che, dalla quale sono poi derivate altre, umile, umiltà. L'esperienza di Gesù nella sua Pasqua è stata proprio quella di una straordinaria umiltà. Lo dice la seconda lettura di questa domenica. Nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che si affidano a lui. Ma se c'era qualcuno veramente perfetto, già perfetto, non era proprio Gesù Cristo. Cosa gli mancava? Lambire la polvere di questa terra, anzi scomparire sotto di essa, ecco, questa esperienza gli mancava e l'ha provata. Pasqua è il traguardo, dicevo, siamo ormai vicini. E allora prestiamo attenzione alle ultime istruzioni prima dell'arrivo. Eccole, sono tutte qui. Umiltà. Ognuno ha a disposizione un'infinità di occasioni per esercitarsi nell'umiltà, nei suoi rapporti con Dio, nelle sue relazioni con gli altri. Verifichiamo quali sono esattamente le nostre opportunità e cogliamole, senza dimenticare che la sorte del chicco di grano, la sua traiettoria, è l'unica via affidabile per arrivare alla Pasqua di risurrezione. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.